Ci troviamo sul Viale della Speranza, qui al Santuario della Madonna dell'Incoronata di Apricena. Perché è stato voluto questo percorso e perché è intitolato alla Speranza? Perché questo percorso è per le persone diversamente abili, per le persone che non possono accedere, per chi ha seguito le nostre puntate ha visto come per salire su questo santuario ci vogliono tanti gradini. Ebbene, ci sono fratelli, ci sono sorelle che non possono accedervi e questo percorso è stato pensato per loro. Che bella questa sensibilità, ma oltre che sensibilità umana, questa virtù cristiana. I nostri fratelli ammalati, le nostre sorelle diversamente abili, fratelli e sorelle, bene, sono testimoni di speranza. E da chi vengono? Per appunto manifestare il loro amore, per manifestare le loro difficoltà, il loro dolore. Vengono da Maria, vengono dalla Madre. Ecco un po' il tema che ci stiamo dicendo in questo tempo. E in qualsiasi santuario del mondo, almeno quelli che ho visitato io, c'è sempre questa attenzione agli ammalati e alle persone diversamente abili, ammalati non solo nel fisico, ma anche nel cuore, perché Maria è la madre che richiama, è la madre che ci riempie, Maria è la madre che ci dona consolazione, ci dona la tenerezza che è la stessa tenerezza del figlio. E in ogni apparizione, in ogni luogo dove la Madonna è apparsa ed è stata riconosciuta questa apparizione della Chiesa, un particolare affetto e amore Maria la riserva sempre per le persone che soffrono nel corpo, soffrono nello spirito e per le persone che hanno altre abilità nella vita, le persone diversamente abili. La speranza. Molte volte noi cerchiamo la speranza nelle cose umane, la speranza nei maghi, e questo è un fatto demoniaco, cerchiamo la speranza in quelle che ci sembrano vere apparizioni, ma poi non lo sono, ci buttiamo subito senza attendere il tempo della Chiesa, che è il tempo dello Spirito. Cerchiamo la speranza nei soldi, cerchiamo la speranza nel potere, nel successo, cerchiamo la speranza nella droga, ma lì non cerchiamo la speranza, lì cerchiamo la morte. Solo Cristo ci dona la vera speranza. E solo Maria ci porta sulla via della vera speranza. Solo Maria ci conduce a Cristo, che è la vera speranza. Perché, come abbiamo detto nelle precedenti puntate, Maria non rinvia mai a se stessa. Maria ci rimanda sempre a Gesù Cristo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!